Ciao a tutti ragazzi di Dinorec, bentornati sul canale. Eccomi di nuovo qui per recensire modellini Mattel, giocattoli Mattel. E questa volta è il turno dell'Ioplerodon. È bellissimo constatare che Mattel allarga gli orizzonti verso altre creature oltre i dinosauri. I rettili marini, ragazzi, sono rari per quanto riguarda i giocattoli, soprattutto quelli ufficiali Mattel. Non si è mai troppo concentrata sui rettili marini, ha sempre preferito fare i dinosauri. Quindi sono molto contento che questa bellissima bestiolina si aggiunge al catalogo Mattel, che conta, oltre al Mosasaurus, anche il Tanistropeus e il Plesiosaurus. Beh, ci voleva un bel Ioplerodon, ragazzi. Sapete quanto ami questa bestia. Come vi avevo detto, io continuo con il format Dominion, cercherò di farvi vedere tutti i giocattoli, i modellini della Mattel di questa linea, piano piano ragazzi, compatibilmente con gli altri video che dovrò fare. Comunque, andiamolo a unboxare. Lui fa parte della linea dei Roar Strikers, ragazzi, quelli che fanno casino per intenderci, quelli che a cui piace rompere le palle con i suoni vari. Questo però non suona, chissà perché. Forse bisogna spingere il pulsante per farlo blatterare? No, questo non suona, inspiegabilmente. Eccolo qui, ragazzi, questo... Ah, ecco perché non suona, perché ha il nastro dentro a bloccare l'ingranaggio. Ottima iniziativa! È la prima volta che... No, forse è la seconda, l'avevo visto su Terezinosauro, ragazzi. Comunque, ecco, è importante, così almeno nei negozi non si può armeggiare per farli cantare. Allora, vedete come me lo ricordavo diversamente, però aveva la coda. Ah, la coda, giustamente la coda. Mi sembrava strano, ragazzi, che mancasse un pezzo. Allora, la coda è abbastanza difficult. Riuscire a presa anche la coda. Coda particolare, notate il bilobismo, cioè la coda bilobata, ovviamente. Mi piace sempre sentire il clack dei modellini Mattel quando inserisci i pezzi. Quindi silenzio, per favore. Oh, il più grande predatore del Giurassico, l'Ioplerodon. Guardate che bello posizionato sopra la mia basetta di pietra, ragazzi, perché mi diverto ogni tanto io a raccogliere basette per i miei modellini e mi piace posizionarlo qui perché vedete le pinne che penzolano giù. Mi piace proprio il fatto che siano in sospensione così. Lui è un Roar Strikers, quindi è uno di quelli che fa verse. Io sono davvero curioso di vedere che verso gli hanno preimpostato qui nella sua scatolina, perché per capire se fa lo stesso verso dei dinosauri. Vedete qui la lingua che si inserisce dentro per non farlo chiacchierare, e quindi noi dobbiamo togliergli la lingua per farlo parlare, cioè cosa buffa veramente togliere la lingua per farlo parlare. Comunque, eccola qua, lingua tolta. Vediamo adesso, ragazzi, spingiamo il pulsante e vediamo, sentiamo anzi il suono che fa. Bellissimo questo secondo, sembra quasi un lamento, però ci sta. Questo sembra una mucca più che altro. Sì, ragazzi, è un misto tra un serpente a sonagli e una mucca, però mi piace il fatto che si può sempre reinserire la lingua per farlo tacere per sempre, ma diciamo che non è molto... Vediamo, se si scuote non suona neanche, quindi lo possiamo anche lasciare così. Poi ti chiuderò in un cassetto e ti riprenderò tipo fra 30 anni, quando sarai un pezzo rarissimo della collezione. Va bene, e io direi di partire con questa piccola recensione, perché guardate che è veramente bello, ragazzi. Io raramente consiglio i Mattel, è brutto dirlo così, però questo è veramente un pezzo che vi consiglio. Innanzitutto non capisco una cosa, però, Mattel. Allora, tu mi hai fatto un Ioplerodon che comunque è abbastanza figo, vedetelo, e perché me l'hai fatto Roar Strikers? Perché se io lo volessi, puta caso, mettere in acqua per fare una fotografia, ma anche solo per giocarci, e qui l'acqua entra nei meccanismi, dico, con tante possibilità. Poteva essere inserito in qualche altra linea, eccolo, il Zangarypterus, per esempio, è inserito nella linea Ferocious Pack, senza ingranaggi, senza suoni. Potevano inserirlo in questa linea qui. Oppure magari la linea del Pyroraptor, vedete qui, questa è l'Extreme Damage, ragazzi, che ha le fessure. Sì, l'acqua si può infilare, però non ci sono ingranaggi all'interno, e poi
vabbè, il Pyroraptor, e quindi anche lui si può immergere nell'acqua, che figata, il Pyroraptor che si immerge, e dietro il Liplerodon che se lo mangia, ma è una cosa che non possiamo fare perché l'hanno inserito appunto in questa linea dei suoni, quindi ecco qua, niente ragazzi, Roar Strikers per lui. Molti di voi conoscono questo rettile marino dalla serie Walking with Dinosaur, ragazzi, allora sì, diciamo che richiama un po' lì, però io sono anche stanco di collegare sempre il Liplerodon a quella serie. Liplerodon è un rettile marino, come vi dicevo, il più grande predatore del Giurassico, quindi merita rispetto, al di là di Walking with Dinosaur, che è sicuramente una bellissima serie. Qui sul muso noto degli schizzi di vernice, che non mi piace affatto quando ci sono questi errori nel painting, però ce lo facciamo andare bene lo stesso. In generale il painting, ragazzi, mi piace. È grigio tendente al marrone con sopra delle macchie, delle striature marrone ocra belle, sotto tipico counter shading per lui, quindi vedete come è bianco proprio per confondere i predatori che lo vedono dal basso verso l'alto. Spettacolare ragazzi. Ah, il suono comunque mi piace, guardate quando come piega la testa, immaginatelo a galla tipo una mezza specie di lamantino, e poi quando vede la preda si fionda nelle profondità, non troppo profondità, a recuperare appunto le sue prede. Guardate l'estensione della bocca, mi piace davvero tanto, muscolo pterigoideo mediale, vedete come è bello e non sa per niente di giocattoloso, vedete che non si vede neanche lo spacco, bello, carino, carino, dai, ci può stare. Sul dorso potete notare questa fessura che a onor del vero non mi piace, perché comunque spezza la continuità del dorso, e davvero bocciata questa cosa ragazzi in questa linea nuova dei Mattel, perché vedete c'è il codice pop-up praticamente, e che tra l'altro non è nemmeno, io non ho le unghie quindi faccio pure fatica a estrarlo, lui si lamenta perché gli sto dando fastidio. Ok, niente ragazzi, non riesco a aprirla, devo fare con un altro metodo, diciamo. Oh, eccolo qua il codice pop-up, vedete qui c'è il segno del Tyrannosaurus Rex e da questa parte il code. Quindi questo è il codice, mi raccomando, ecco, adesso inquadratelo bene, fate uno screenshot e scaricatevi il Liplerodon al posto mio. Comunque ragazzi, niente, guarda, anzi vi dirò una cosa, guarda, io non li scarico, tanto io i codici non li scarico, quindi facciamo così, ogni volta che farò un Mattel, io il codice ve lo metto, ve lo faccio vedere, voi ve lo prendete, se riuscite a scaricarlo bene, altrimenti non so veramente cosa dirvi. Comunque guardate l'estensione della bocca, mi piace il fatto che ci sia anche il pulsante per far aprire la bocca, e questa è la cosa più figa, vedete il collo come curva verso il basso. Peccato che suoni, ci vorrebbe un altro pulsante per farlo suonare, perché uno non è che ogni volta che decide di fargli aprire la bocca deve anche sentire tutto il lamento. Invece di mettere il codice lungo la spina dorsale, potevano mettere una card a parte, era anche carino collezionarle, metterle in un raccoglitore, sarebbe stato secondo me più bello, però vabbè, ce lo facciamo andare bene lo stesso. Comunque è gasante, sarebbe stato figo se per esempio fosse stato dotato di qualche meccanismo automatizzato che tipo spinge un pulsante e il Liplerodon inizia a nuotare da solo, un po' come quelle cinesate dei pesci elettrici per vasche da bagno che duravano tipo due bagni e poi vabbè andavano in cortocircuito e tu morivi carbonizzato in autocombustione dentro la vasca da bagno, ok? Meglio così. Allora, secondo me la figura è molto bella, ma troppo piccola se rapportata all'Ocean Protector, ossia lui, il Mosasauro, che non si sa per quale arcano motivo debba sempre essere grande come due campi da calcio. Il Liplerodon era una bestia di 6 metri, cavolo, in confronto al Mosasauro sembra uno sgombro. Comunque Mattel produrrà anche un Kronosaurus per la stagione 5 di Camp Cretaceous, ragazzi, quindi sarà bello pure vedere quando uscirà il Kronosaurus. Comunque questo a me
vi ripeto, continua a convincermi. Guardate le squame come sono comunque dettagliate per essere un modellino Mattel, direi abbastanza unbelievable. Ricordo squame, ragazzi, non scaglie. Le scaglie lasciamole pesci, lui era un rettile marino. La bocca all'interno è colorata bene e anche abbastanza dettagliata. Notate qui all'interno i denti, gli hanno fatto i denti pterigoidei, ragazzi, guardate qui, eccoli qua, che sono tipici del mosasauro, ma chissà perché li hanno fatti anche in Leoplerodon. Il tipico cranio a cuneo è riprodotto bene. Poi notate come i denti sporgano dal margine, dal bordo, ragazzi, e come la parte inferiore della mascella, la bocca, si vada a incastrare proprio sotto l'arcata superiore. Questa è una caratteristica tipica dei dinosauri, dei teropodi, che hanno questo tipo di chiusura della bocca, e diciamo che non mi convince al 100% la resa, anche se però mi piace il fatto che li hanno dipinti bene. Notate come non ci siano sbavature, almeno qui nella parte che sto vedendo io. Tra l'altro, i denti di Leoplerodon avevano la caratteristica di essere seghettati da un lato e lisci dall'altro. Qui, vabbè, ovviamente non può fare queste chicche. Mattel si concentra più che altro sulla resa generale del modellino, sull'aspetto un po' così, però vi ripeto che nel complesso non mi dispiace affatto. Mattel non fa queste chicche, però il risultato rende bene, essendo denti simili a quelli di un coccodrillo piuttosto che delle orche. Mi fa piacere che non hanno orientato i denti verso l'esterno, una cosa che facevano un po' di anni fa. Vedete, questo è il Leoplerodon della Collecta, vedete i denti come sono posizionati, diciamo, verso l'esterno, questo per via dei fossili, che avevano ritrovato i fossili appunto con i denti schiacciati, e quindi riproducevano il Leoplerodon così. In realtà Mattel comunque li riproduce fin troppo bene, nonostante non sia un modellino impeccable, comunque è riconoscibilissimo come Leoplerodon. Ha un bel colore, è comunque un rettile marino, e sono molto soddisfatto che Mattel si inizi a dedicare anche a specie meno, diciamo, comuni, ecco, mettiamola così. Se siete soddisfatti anche voi e vi è piaciuta sia questa mini recensione che la figura della Mattel, mi raccomando, spolliciate e fatemi sapere con un commento se anche a voi vi è piaciuto questa figura. Io credo proprio di sì. Da me e dagli Leoplerodon Mattel è tutto, ci vediamo alla prossima.